E tra di noi divideremo lavoro, amore, libertà. E insieme ci riprenderemo la parola e la verità. Guarda il mio, divide a memoria. Non ci è consentito neppure abbracciarci. L'unica cosa che sapremmo fare è quella di stringerci l'uno all'altra per sentire ancora Stefano tra noi, come per trattenerlo. È una cosa che non si riesce a dire che Stefano è morto. È una cosa a cui ti ribelli come di fronte a un'ingiustizia intollerabile. Per le cose che Stefano ha fatto non lascia un vuoto. Lascia però un dolore agli amici, ai compagni, alle compagne, alla famiglia, a cui va l'abbraccio di tutta la nostra organizzazione. La fatica del vivere hai sopportato, dandole un senso, lottando contro privilegi irragionevoli, odiosi e opprimenti. Stefano l'ho conosciuto che era un giovane rappresentante della cosiddetta classe operaia di Ellera. Stefano non ha mai rinunciato ad essere il rappresentante di quella provenienza, con la coerenza, la lealtà ai propri ideali. Non ha mai rinunciato ad esporsi per quei valori. Un modello di direzione e soprattutto di capacità di non scordarci mai da dove veniamo. Esplicito, sempre chiaro, spigoloso si è detto, certo, nessuno di noi ha mancato l'occasione di uno scontro con Stefano. Se non hai litigato mai con Zuccherini non sei nessuno. Per 30 anni è stata una legge non scritta della politica regionale. La pedagogia moderna afferma che senza il padre non si può comprendere veramente il nostro essere nel mondo. Il dolore, la giustizia, la fatica, la perdita, la lotta, la vittoria. Tu mi hai e ci hai insegnato tutto ciò. Non hai mai conosciuto fallimento perché la lotta ha fatto parte di te, sia quella per la vita che quella politica. E così continuerà in noi. Grazie, ti vogliamo bene. Saluta la mamma. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee.